Tutti, allora, la ricetta di oggi sono delle bombette, perché sono piccole, con crema e cioccolato. Allora, come l'ho fatta io, ho cercato una ricetta che non fosse fritta, cioè sono al forno, perché fritto non mi andava e quindi ho preferito farle così. Naturalmente sono diverse da quelle, eccole qui, diverse da quelle che vedete in pasticceria, perché quelle sono fritte, invece queste sono al forno, l'ho detto 10 volte. Sono un po' lunghi i tempi di lievitazione perché ci vuole un paio d'ore, poi vedrete nel video. E non credo che io vi debba dire nient'altro, quindi niente, provate anche voi a farle e seguite il procedimento. Alla prossima! Allora, prima di tutto abbiamo preso 3 cucchiai di latte e li abbiamo messi a scaldare, ma proprio un attimo, perché deve essere latte tiepido sui 30 gradi, per scioglierci dentro 15 grammi di lievito di birra, che è questo qui, quello fresco, quello che trovate al supermercato. Se lo trovate al panettiere è meglio, però vabbè, io lo prendo al supermercato perché non ho la possibilità. Quindi lo sbricioliamo dentro. Ok, abbiamo messo il lievito dentro al latte tiepido, lievito di birra fresco, e lo sciogliamo con un cucchiaino. Una cosa semplice, semplice. Ok, abbiamo sciolto il latte. Poi prendiamo una tazza, io ho questa qui di Snoopy, molto carina. Prendiamo 4 cucchiai di farina che io ho pesato, circa 80 grammi quindi di farina, e la mettiamo dentro senza farla cadere come sto facendo io. E mischiamo questi 4 cucchiai di farina con il latte e il lievito che abbiamo messo prima insieme e un cucchiaio di farina, sì, di ciao, di zucchero. Ecco qui lo zucchero, un cucchiaino, scusate, oggi sono proprio, un cucchiaino di zucchero e mescoliamo bene insieme. Ok. Adesso ho impastato con le mani perché avviene meglio, è più facile da incorporare tutto e mi è venuta una palletta così. Spero che debba venire così, visto che è la prima volta che lo faccio. E adesso prendo questo, stavo qui apposta, e lo copro e lo lascio riposare per mezz'ora. Quindi a dopo. Allora, adesso abbiamo preso la spannatoia, il nostro panetto con lievito, farina, zucchero, eccetera, eccetera, il latte. È lievitato, adesso l'ho tirato fuori quindi non potete vedere la differenza. Abbiamo preso 300, no, 270 grammi di farina, poi abbiamo preso 2 tuorli e 60 grammi di zucchero. Li metto insieme così lo zucchero già si scioglie con i tuorli, con la frusta facciamo un po' così. Naturalmente poi andremo a unire tutto. Adesso mettiamo questa cosa di tuorli e zucchero qui. Adesso facciamo scendere. Certo, appena pulito la frusta la riuso, sono proprio genio per il mare.
sbattuto, impastato, eccetera, eccetera, bene tutti gli ingredienti. Ho aggiunto, non ve l'ho detto, una bustina di vanillina e un pizzico di sale. E è venuta così, bella elastica, vedete, torna su. Adesso la metto in una ciotola qualsiasi e dobbiamo tenerla per un paio d'ore in forno spento, mi raccomando. Vieni qua, oh, forno spento per un paio d'ore, e se potete con la luce accesa, però sempre spento, mi raccomando. A dopo. Allora, manca un quarto d'ora perché il tempo di lievitazione finisca, quindi ho iniziato a fare le due creme che farciranno le nostre bombe. La prima, la crema pasticcera, ho usato una nuova ricetta, non quella che vi avevo fatto vedere, e quindi la potrete vedere qui, metto poi il box, eccetera eccetera. E adesso dobbiamo fare quella al cioccolato, che è semplicissima. Allora, ho preso 70 g di cioccolato fondente, questo qua, lo mettiamo in un pentolino con 10 g di burro, questo qui. Adesso li andiamo a sciogliere insieme a bagnomaria. Allora, sono passate 2 ore e questo qui è il nostro impasto bello lievitato. Non so se ve lo ricordate, prima ma era una pagnottella così piccola. Quindi adesso lo riprendiamo. Ah, a differenza di come ho fatto io, se date una farinata infarinata sotto alla ciotola non vi si attacca. Non si è attaccato, intanto diamo un'infarinata qua perché dovremo stenderlo e fare dei cerchietti. Ok, quindi adesso lo riprendiamo e lo rimpastiamo un po'. Cerchiamo di prendere questo qui che sta attaccato. Questa è tutta la cocaina che ti fai. Sì, cocaina. Oh sì. Ok. Ok. Adesso abbiamo ripreso il nostro impasto e iridiamo una bella... non mi viene la parola. Oh, no, no. Vabbè, lo rimpastiamo un po', ecco. Ok. Adesso mi ha fatto una bella palletta. Facciamo così, visto che la spianatoia non è abbastanza grande. No, questo sportello è sporco, me ne passi, me l'ho pulito dentro il cassetto. Grazie. Dicevo, visto che la spianatoia non è abbastanza grande, dividiamo l'impasto in due. Guarda com'è tutto bello. Ok, adesso dobbiamo stenderlo e fare dei cerchietti. Io uso questa formina, vabbè, così, che è di 5 cm circa di diametro, 5-6, qualcosa del genere. Quindi, ok, abbiamo rifatto una pallina. Aspetta, rifacciamo un po' meglio. Pallina, mattarello, e stendiamo la nostra pasta all'incirca di un mezzo, un centimetro, o un centimetro o mezzo centimetro. Ok, abbiamo preso la pasta, l'abbiamo stesa di questo spessore, vedete, abbiamo fatto tutti i nostri betondini. Adesso prendiamo uno a caso, ho preso la crema che ho fatto, che si è affreddata, e ne mettiamo un po' al centro. Ok, così. E ci bagniamo i bordi. Così, prendiamo un altro dischetto e ce lo adagiamo sopra, cercando di non far uscire la crema e facendo aderire per bene tutti i bordi. L'acqua naturalmente appunto serve per attaccarli meglio. Ok, ecco qua, ne ho già fatti due. E così continuiamo con la crema, e dopo vi faccio vedere anche col cioccolato. Altri cerchietti di pasta, e qui c'è il cioccolato col burro sciolto, ormai freddato. È più liquido della crema naturalmente, però cerchiamo di non fare troppi casini. Allora, prendiamo il nostro solito cerchietto, lo allargo un po' perché ho paura che con questo cioccolato mi finisca fuori, e ne mettiamo una puntina al centro. Con un po' d'acqua bagniamo sempre i lati. E ne prendiamo un altro. Lo allarghiamo un po'.
lo poggiamo sopra, facciamo aderire bene tutti i lati e ecco fatto. E lo mettiamo qua. Continuiamo così per tutti i cerchietti. Ok, adesso dopo 20 minuti li abbiamo tolti dal forno, l'ho lasciati freddare e poi l'ho spolverati con, come potete vedere, lo zucchero a velo e il cacao. Me ne sono venuti, se non ve l'ho detto, 24 mi sembra di questa grandezza. Allora, si sono un po' aperti, vedete, questi sono al cioccolato, questi sono con la crema. Mi sono un po' aperti e quindi il mio consiglio è di farli più grandi e di dimensioni, proprio con un cerchio più grande, in modo che possiate mettere più farcitura dentro e chiuderli meglio, perché l'ho provati e si sente molto più la pasta invece che la crema o il cioccolato. Quindi niente, se avete domande lasciate un commento qua sotto. Alla prossima!